Stasera Super Quark presenta lo sterro di Collelungo. Per molti è un tratto scomodo, per altri un sito da evitare e per altri ancora l'unica possibilità per recuperare terreno su chi offre migliori prestazioni solo nel tratto asfaltato. Come ci mostra il filmato, infatti, appena entrati nello sterro troviamo subito un perfetto Bobby in ottimo stato di conservazione che ci introduce rapidamente verso un panettoncello tranquillino dall'aria sorniona e fraterna. Ma quello che sembrava essere un viaggio iniziato all'insegna della serenità si trasforma ben presto in un'avventura ricca di insidie. Infatti, abbandonato il panettone, il tracciato ci conduce per un infido tratto in discesa, citato più volte dagli antichi manoscritti come una bella discesetta fatta caruccia. Si ha motivo di ritenere che gli sforzi sostenuti per la manutenzione di questo tratto sterrato fossero un regalo dei pigmei a favore del dio Ba. Il dio Ba, detto anche dai latini Baba o Fabio, era il dio della prosperità e della cazzaraggine. Famoso in particolar modo per quest'ultima, tentò nei secoli antichi di convincere a tutti i costi dei suoi amici che si sarebbe battuto in gara con loro nel cartodromo 3G in sella ad un elefante di minor cubatura rispetto a quelli degli altri, ma sarebbe riuscito ad essere comunque vincitore. Ma l'insensata sfida si concluse solo con un'amara sconfitta per il dio Ba. Si prosegue verso un Bob di cui un frammento di antiche scritture dice: «Poi qui gli abbiamo fatto fan appoggio da mondialito, altro che latina, latina c'è fana pippa». Ma forse il punto di maggior spicco di questo tracciato è proprio lui. Le antiche scritture lo citano spesso dicendo quello che inizialmente era stato concepito come il doppio Daphos di Leoni. Di fatto in seguito, per volere dell'amministrazione, è stato smussato per risultare meno ostico.